questo video vi porto a esplorare l'isola di Lobos, che si trova a poca distanza da Fuerteventura. L'escursione può iniziare da Coraleo, da qui si può andare con un traghetto o una barca veloce. L'isola era abitata da una colonia di foche monache, da qui il suo nome. Con una breve passeggiata si arriva a una delle zone più belle dell'isola, ovvero il porticciolo. Questa passeggiata è lungo un sentiero ben delineato, dal quale non si deve uscire per preservare l'area protetta. Il cielo era un po' grigio, perciò non si possono apprezzare i colori di questo porticciolo. Proseguendo poi la camminata si arriva alla laguna, dove si possono osservare uccelli stanziali e migratori. Qui il paesaggio è quasi desertico e infine si arriva all'estremità dell'isola, dove sorge il faro Martino, e dopo una breve sosta si può tornare indietro facendo un percorso ad anello. Da questo lato dell'isola l'oceano si rinfrange con violenza sulla costa. Continuando poi la passeggiata si arriva alla caldera, la montagna più alta dell'isola. In 30 minuti di cammino si può arrivare in alto per ammirare tutto il panorama sull'isola e sulla vicina Lanzarote. Poco più avanti un'altra deviazione porta alle saline, ma il punto di forza dell'isola è la spiaggia. Questa insenatura dalle acque cristalline e basse è davvero meravigliosa, e qui è un vero piacere fare il bagno anche se l'acqua è un po' freddina. Si conclude così la mia escursione sull'isola di Lobos e vi aspetto nei prossimi video. Attivate la campanella per tenervi aggiornati. Ciao!